cerimonia. Senta, Maraglio, visto che l'ha incontrato Bonaccini, le chiedo due cose. Intanto prima ha detto coalizione, quale? Con i 5 Stelle oppure no? Perché sa, sarebbe interessante capirlo, visto che si Ma vota da un guardi, paio di mesi. una coalizione di centrosinistra senz'altro plurale, quindi che vedrà anche la nostra lista, la lista dei socialisti, in alleanza con tutti i partiti dell'alveo del centrosinistra. Quanto al Movimento 5 Che Stelle, quindi ritiene ovviamente io ho fuori da sempre quell'alveo, sostenuto. immagino, è fuori dall'alveo Com'è? del centro-sinistra il Movimento 5 Stelle. No, guardi, io credo che sia opportuno per tutti valutare e verificare fino all'ultimo la possibilità di fare un'alleanza e riproporre anche nei territori l'alleanza che oggi ci vede al governo, altrimenti noi non faremmo altro che indebolire l'azione del governo, indebolire l'azione che mettiamo nelle regioni. Quindi, per quanto mi riguarda, se i 5 Stelle superano l'idea di essere partito antisistema e trovano una convergenza sulle politiche e sulle sfide che oggi sono davanti nell'Emilia-Romagna e ovviamente riconoscono in Stefano Bonaccini la garanzia di questo percorso, io vedo che nulla osta a che si possa fare anche questo accordo. No, prima ha detto ha incontrato Bonaccini che ieri ha detto, lo ricordavamo nella prima parte della trasmissione, qui le priorità sono plastic tax perché gran parte del fatturato di quel mondo arriva dall'Emilia Romagna e dissesto idrogeologico non, in buona sostanza, ius soli e ius cultura, condivide Maraio? Cioè ha sbagliato i tempi Zingaretti? Ma guardi, io credo che sia stata data eccessivamente enfasi, eccessiva enfasi al passaggio sullo ius soli e sul ius culture, che per quanto mi riguarda, ovviamente per tradizione e cultura, ovviamente sostengo e credo che abbia fatto bene anche Zingaretti a tenere un'attenzione su questo. Ma non sono le priorità, mi sembra evidente, e né tantomeno però lo deve dire Luigi Di Maio, altrimenti non siamo credibili nell'azione di governo. Le priorità oggi sono scongiurare l'aumento della tassa sulla plastica, che ovviamente ha nell'indotto diretto e indiretto in Emilia-Romagna la stragrande maggioranza e la percentuale più importante dell'economia e del lavoro che noi produciamo in Emilia-Romagna. Così come sul riassetto idrogeologico mi sembra evidente che queste siano le priorità e le emergenze per l'Italia. Ma guardate, dobbiamo anche imparare a capire che nelle iniziative di partito, il Partito Democratico fa bene a lanciare iniziative più ampie, anche di natura, diciamo, sui diritti civili, quindi di natura più ampia di quelle che sono le emergenze. Io non mi scandalizzo che Zingaretti, nella sua relazione davanti ad una platea nazionale di amministratori, di dirigenti di partito, abbia indicato una serie di priorità che vanno dall'assetto idrogeologico, vanno dal limite del plastic, dalla plastic tax, ma anche ovviamente sullo ius culturae e ius soli. Non mi scandalizza questo e non capisco perché nell'opinione si scandalizzi. È chiaro che non sono le priorità però in questo momento per un governo serio, le priorità sono ben altre. Il problema che abbiamo all'Ilva, il problema di quelle che sono le scelte da fare sul piano industriale, questo mi sembra carente da parte del governo ed è lì che viene in evidenza ovviamente la situazione negativa di aver lanciato lo ius culturae e lo ius soli. No, pensavo Nicola, siccome prima ricordavamo